Bene, e eccoci per il primo punto della giornata. Facciamo una sintesi delle attività realizzate ieri, ma soprattutto con una proiezione rispetto all'attività di oggi. Cominciamo da Rigopiano, chiaramente, attività proseguita tutta la notte nelle modalità che abbiamo imparato a conoscere, quindi secondo un piano operativo che i soccorritori hanno concordato e che prevede interventi che abbiamo definito chirurgici. E cioè interventi mirati al raggiungimento dell'obiettivo nelle migliori condizioni possibili. Chiaramente parliamo di interventi che sono soggetti anche a continue rimodulazioni laddove emergono nuovi elementi che è possibile recuperare anche proprio operando. Le condizioni del tempo purtroppo anche oggi non sono ottimali e stanno impedendo al momento l'utilizzo dei elicotteri che invece consentirebbero di analizzare anche meglio i versanti che incombono chiaramente sull'area operazioni. Ci sono queste nubi basse e c'è ancora neve a quelle quote, mentre fortunatamente sul resto del territorio interessato dagli eventi l'innalzamento della quota neve fa sì che si operi con maggiore tranquillità senza appunto le nevicate in corso. Al momento non ci sono novità rispetto a ritrovamenti, quindi non abbiamo numeri cambiati e quindi su questo ci aggiorneremo quando ciò invece dovesse avvenire. Sul resto del territorio proseguono le attività che conosciamo. Come ci stiamo ormai dicendo, ogni ora è utile per migliorare un po' la situazione ed è effettivamente quello che è avvenuto. Sono ormai assolutamente moltissime le frazioni che hanno avuto anche un ripristino di viabilità, che non vuol dire che non c'è neve ai lati delle strade perché ha nevicato tantissimo, ma significa poter spostarsi da un posto all'altro. Ci sono sicuramente delle località più complicate e sono quelle da cui stiamo lavorando e su cui stiamo lavorando da qualche giorno. Nello specifico ne citiamo alcune perché sono rappresentative: Valle Castellana, dove addirittura abbiamo contemporaneamente il lavoro del nostro esercito, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e della Polizia di Stato, col gruppo arrivato da Moena, sono degli specialisti. Ci siamo praticamente suddivisi il territorio in diverse aree in maniera tale da rendere ancora più efficace l'intervento, ma anche interoperando laddove questo è necessario. A guidare le operazioni è come giusto che sia il sindaco del comune che indirizza anche le priorità. Priorità che sono differenti, c'è qualcuno che giustamente si è anche stancato di restare lì e quindi oggi si vuole spostare, come chi invece preferisce rimanere ma ha bisogno di un'assistenza dedicata. Quindi sicuramente Valle Castellana continueremo ancora ad operare nelle prossime ore, così come a Rocca Santa Maria, ad Arsito, a Cognaleto, dove ci sono ancora degli interventi puntuali da fare. Vale la stessa cosa che ci dicevamo per l'area dell'albergo, ossia che le condizioni meteo dovute a queste nubi basse non sono ottimali per volare, quindi stiamo dando preferenza agli interventi via terra che ci dobbiamo immaginare con tutti i mezzi disponibili, quindi dalla semplice jeep, dove questo chiaramente è possibile, fino ai bruchi delle forze armate, ai gatti delle nevi che consentono il raggiungimento anche dei luoghi più impervi. Non ci dimentichiamo che stiamo operando su un territorio particolare, ragioniamo sempre di frazioni, ma spesso abbiamo tante situazioni che sono anche al di fuori delle frazioni, quindi case isolate, i tanti allevatori, quindi anche il raggiungimento della frazione non consente di arrivare evidentemente in ogni punto. Allo stesso modo non ci dimentichiamo che è un territorio di neve questo, quindi non abbiamo una popolazione completamente impreparata a questo tipo di eventi, ma è una popolazione che conosce i disagi della neve, certo, non come evidentemente in questi giorni. E arriviamo al tema centrale che ha visto l'impegno del sistema particolarmente focalizzato, che è quello del ripristino delle utenze elettriche. La buona notizia di oggi è che abbiamo azzerato le disalimentazioni nelle Marche e nelle province di Chieti e di Pescara. Un piccolo accorgimento: quando diciamo azzerate, chiaramente ci riferiamo al
grande numero che non esclude il la puntuale disalimentazione che c'è anche nei territori fuori dall'area terremoto, evidentemente. Su Teramo, dove abbiamo avuto le criticità maggiori in termini di numeri ma anche in termini di durata, siamo arrivati a 14.000 utenze, quindi un ulteriore abbassamento significativo, e se riusciamo a raggiungere due cabine elettriche di particolare complessità per fare degli interventi e riusciamo a portare dei generatori alternativi in un paio di siti, e questo è connesso al tema della viabilità, dovremmo arrivare all'azzeramento anche di questo problema. Terza questione, quindi assistenza alla popolazione, utenze elettriche, è evidentemente il tema della viabilità a cui abbiamo accennato. Sulle criticità più importanti, quelle di scala globale, diciamo così, abbiamo ancora aperta la criticità sulla statale 80, che è una statale importante perché è la statale che collega Teramo con L'Aquila, quindi è la dorsale di quest'area interessata dal terremoto. Solo per darvi un ordine di grandezza, stanno lavorando contemporaneamente 7 frese per accelerare gli interventi, che sono evidentemente complicati per la grande quantità di neve caduta, ma il tratto di interruzione lo abbiamo ridotto veramente al minimo, quindi contiamo anche qui di poter chiudere, in questo caso aprire per la viabilità a breve. Altra questione è quella invece del rischio residuo, che residuo non è, connesso a slavine e valanghe. Abbiamo ancora oggi un livello di allerta 4 nelle aree di cui stiamo parlando. Anche qui sottolineiamo che un'allerta 4 è anche una condizione non rara, evidentemente, da queste parti, però è chiaro che in questa fase assume un significato evidentemente diverso. Stiamo organizzando anche, abbiamo già organizzato e continueremo a farlo anche per oggi, dei sopralluoghi mirati ad alcune situazioni, sopralluoghi che faremo via terra sicuramente, che sarebbe necessario, utile fare ancora una volta in volo, ma purtroppo non sempre oggi questo sarà possibile. Tenteremo fino alla fine, come ieri sera abbiamo fatto anche utilizzando i voli notturni per altre situazioni, e speriamo di essere un po' più fortunati. Accanto a questo, torno ancora un attimo sul Rigopiano, perché lì sapete che l'attività di valutazione ha delle connessioni importanti sull'operatività dei soccorritori. Un'altra notizia importante da dare oggi è che, connesso al lavoro che sta facendo questo tavolo tecnico scientifico finalizzato proprio all'analisi di questo problema, c'è una importante installazione di strumenti di monitoraggio che ci aiuteranno a capire se e come si dovessero muovere eventuali ulteriori valanghe. Quindi, grazie al nostro centro di competenza, che è l'Università di Firenze, che sul tema radar è un'eccellenza del nostro paese, abbiamo fatto arrivare un radar particolare, perché il movimento della neve non è cosa uguale a quello che è il movimento del versante, su cui siamo abituati a lavorare, vista la grande fragilità del nostro paese sul tema del dissesto. Quindi un radar particolare che abbiamo già installato e che adesso è sottoposto a tutte quelle attività di taratura fondamentali perché funzioni bene e possa essere, e i dati che raccoglie possano essere interpretati per fare poi valutazione e banalmente dare un allarme laddove ci fosse un movimento. Quindi questo credo sia altro dato importante. Un ultimo accenno riguarda la popolazione assistita. Non ci dimentichiamo mai, noi non lo facciamo neanche per un momento, che accanto ai nuovi assistiti connessi a chi si è mosso per i disagi legati al maltempo, ma anche ai disagi legati alle nuove scosse di terremoto che hanno comunque provocato dei nuovi danni, abbiamo un numero importante di assistiti dai precedenti terremoti negli alberghi lungo la costa o nelle strutture poste nelle aree interessate. Quindi si sommano questi numeri, e ai quali chiaramente, numeri che sono persone, alle quali chiaramente diamo l'assistenza necessaria.
direi che ci siamo, è tutto, siamo sopra i 14.000 oggi, nello specifico se volete il dato preciso, scusatemi, siamo a 12.360 oggi, quindi 12.360 oggi, nello specifico 7.144 nelle Marche, 2.082 in Umbria, 597 nel Lazio e 2.537 in Abruzzo. L'ultima informazione che vi posso dare, che in termini generali può essere utile, è un punto rapido sul numero degli eventi sismici, invece sulle scosse che abbiamo registrato dal 24 agosto ad oggi, è un numero impressionante, 48.000 eventi, di questi 9 con una magnitudo superiore a 5, e sono i principali eventi che non possiamo non ricordare, 57 con una magnitudo tra 4 e 5 e il resto chiaramente siamo sotto il 4, ma comprende anche scosse magari di magnitudo molto piccola ma che compongono la sequenza. Se invece ci focalizziamo sull'evento 18, gli eventi 18 gennaio e quindi arriviamo ad oggi e prendiamo un raggio di 15 km dall'epicentro principale, abbiamo 1600 eventi e di questi 4 sono superiori al 5 e sono gli eventi evidentemente del 18. Chiudo con il meteo per dirvi che appunto oltre al focus che vi ho fatto sulle nubi basse, quella quota neve di cui vi parlavo e che consente maggior respiro nella maggior parte dei comuni è 1000 metri, quindi vuol dire che sopra i 1000 essenzialmente nevica e sotto i 1000, al di là di situazioni puntuali, no. Non c'è un tempo destinato poi a migliorare di tanto, quindi saremo ancora in queste condizioni per i prossimi giorni, ma su questo vi daremo poi un aggiornamento, mentre non ce lo dimentichiamo perché stiamo lavorando qui, ma ci sono tanti territori che in parallelo gestiscono altre criticità. Ieri è stata una giornata impegnativa per la Sardegna, oggi lo è già e lo sarà, temiamo, ancora di più per la Sicilia e parte della Calabria. Abbiamo un'allerta rossa per rischio invece chiaramente idraulico, idrogeologico, quindi parliamo di alto in zone di grandissima vulnerabilità, perché stiamo parlando di Messina, Catania, Reggio Calabria, zone che hanno un dissesto idrogeologico elevatissimo, una esposizione a rischio elevata legata a un numero di persone importante che le popola, quindi grande attenzione sicuramente da parte delle istituzioni, il sistema è allertato, ma ne approfitto per richiamare l'attenzione anche dei cittadini che sono attori protagonisti delle emergenze, quindi il comportamento del singolo condiziona non soltanto la propria incolumità ma chiaramente anche poi l'intervento di protezione civile, quindi attenzione, teniamoci informati, evitiamo comportamenti sbagliati e insomma lavoriamo tutti ad un sistema di protezione civile ancora più efficace. Questo è il punto, grazie.